parlando con le persone, alcune persone che hanno fondato Agorà, che è un'associazione con fini ambientalisti. E chiediamo ad Anna perché gli Agorà. Sì, è nata questa associazione a tutela del territorio e ci siamo ritrovati alcuni cittadini con gli stessi interessi e con la paura delle nuove costruzioni che sono state autorizzate dal comune di Borgo Verezzi. Praticamente sono 24 mini appartamenti in prossimità delle grotte di Borgo, con grave rischio alle stesse grotte. E al territorio carsico sottostante e al centro storico, perché l'area fa parte del centro storico, e una villa addirittura in un parco pubblico. E praticamente ci siamo ritrovati e abbiamo fondato questa associazione che come motto ha cultura, ambiente e paesaggio, cultura perché non si può vivere senza avere la consapevolezza delle bellezze del nostro paese. E anche ambiente perché vogliamo salvare l'ambiente da tutto quello che Di lo questa può deturpare. nuova associazione, faccio parte anche di altre associazioni, Insomma, altre quale realtà. sì, con altre realtà, però la finalità poi è sempre concentrata. Anche quando vado, appunto, dicevo, fuori per altre associazioni, il punto principale è, cioè, l'ambiente, il paese Naturalmente. e la posizione di questa borgata Verezzi, che è ormai riconosciutissima in tutta Italia, forse anche un pochino All'estero. di più, per via del teatro, che oramai ha superato la soglia degli oltre 40 anni di vita, quindi è riconosciuto anche da un premio dalla Presidenza della Repubblica. Di conseguenza credo che sia una cosa molto importante, e data la posizione strategica di questo paese sulla collina, che domina una buona parte del golfo tra Borgo Verezzi e Albenga, e la cosa, allora lì cominciamo a parlare di ambiente vero e proprio, in quanto in questa meravigliosa vista ogni giorno vediamo Stanno spuntando, stanno diciamo, spuntando delle anomalie. queste famose case, queste famose villette, qualche palazzo, e che purtroppo viene a rovinare, ad attorpare tutto ciò che è questa famosa costa e questa famosa Riviera Ligure. Mi diceva prima che esistono anche dei sentieri, no? Sì, noi abbiamo tantissimi sentieri. Una volta erano le vie di comunicazione di terreni agricoli coltivati, oggi sono motivo in più turistico, ambientale e paesaggistico di questa zona, dove abbiamo ancora sotto, voglio sottolinearlo, perché sono fatti con un criterio di acciottolato, e ogni volta che purtroppo viene fatto qualche piccolo intervento, questi acciottolati spariscono completamente, perché non sono più in grado, nessuno è più in grado di Di saperlo. rimetterli. Quindi anche lì, prima di rilasciare delle autorizzazioni per fare certi tipi di interventi, bisognerebbe pensare un attimino, studiare come si possono fare. Non che con questo si voglia dire che non si deve fare niente, però quantomeno, secondo me, per poter mantenere queste caratteristiche di una volta, che ormai sono secoli che ci sono questi sentieri, cerchiamo in qualche modo di salvaguardare, appunto, anche perché non vedendone più diventa un'attrazione turistica come può essere il Colosseo Secondo di lei Roma. chi è che è preposto alla manutenzione di questi sentieri? Perché da quello che ho capito, sono un po' lasciati Sì, andare, insomma, diventano anche impraticabili, viene a mancare la sicurezza del. viene a mancare la sicurezza, viene a mancare quello che potrebbe essere un eventuale incendio, quindi avere la possibilità di intervenire sull'immediato in questi incendi. Quindi questi sentieri sono le uniche vie di comunicazione per questo verde che noi abbiamo. Quindi se ci fosse la possibilità di un'amministrazione comunale o qualche altro ente che si
propone per la manutenzione di questi sentieri sarebbe una cosa molto, molto importante. Che poi tutto sommato non avrebbe neanche un costo così eccessivo la manutenzione, no? Ma io penso di no. Noi qua a Borgo Verezzi abbiamo altre associazioni che si stanno già occupando di questo. Vedi la pulizia di parte della cava vecchia, dove quella dei fossili, no? Dove la cava dei fossili, una volta la chiamata cava vecchia, poi cava dei fossili. E in questo intervento per dare la possibilità di fare delle arrampicate sulla roccia e quindi fare una palestra attrezzata come esiste in altri comuni. Noi abbiamo questa possibilità di valorizzare ulteriormente questa zona, penserei che fosse, anzi un auspicio che da parte del comune venga anche pubblicizzata questa iniziativa, perché ci sono diverse associazioni, guide, specialmente guide turistiche che andrebbero a far vedere queste meraviglie, ecco. Detto tra virgolette meraviglie, perché da quel punto siamo sopra il mare, come sì, sì, no. Alcuni, io non ci sono mai stato, qualcuno l'hanno paragonato al Brasile, dove c'è quella statua di Cristo che si vede tutto questo immenso golfo. Le montagne, diciamo le colline che vediamo, sono, fanno parte di un territorio carsico nel quale si sono formate le famose grotte di Borgo Verezzi. Queste grotte sono veramente belle in quanto le acque piovane penetrando nel terreno carsico che ha un alto assorbimento creano nel sottosuolo delle forme, delle stalattiti, delle concrezioni uniche. Perché uniche sono quelle di Borgo? Perché rispetto a tutte le altre grotte come quella bellissima di Toerano che abbiamo qua vicino, non hanno una colorazione veramente incredibile. Infatti le stalattiti passano dal bianco puro fino ad arrivare al rosso, passando per diverse tonalità di giallo. Addirittura alcune sono argentate perché nella roccia in cui passa quest'acqua c'è il manganese, che è una componente fondamentale della dolomia, che è proprio il calcare di cui stiamo parlando, che dà questa colorazione argentata. Purtroppo stanno costruendo in una zona attigua alla grotta, vogliono costruire delle unità immobiliari, che sono 24 unità, più relativi box, di circa un 45 metri quadrati l'una, che non hanno un senso logico perché comunque sono abitazioni piccole che verranno usate soltanto come seconde case, che non porteranno nulla a Borgo perché in genere chi compra queste case, chi viene a abitare, viene nel periodo estivo, quindi è limitata la presenza delle persone nei due mesi e mezzo. Infatti durante l'anno il paese è vuoto. Durante l'anno il paese è vuoto. Chi viene si porterà la spesa da casa perché... probabilmente costa meno e non porterà un beneficio economico al commercio di Borgo, porterà 24 persone in più, che 24 vanno e vengono, e insomma non è una situazione determinante. Però cosa succede? Che costruendo queste case in questa zona viene impermeabilizzato un pezzo veramente importante di terreno. Impermeabilizzando, cosa succede? Che l'acqua piovana non passa più e non alimenta più le stalattiti e le stalagmiti, cioè si interrompe la crescita della grotta. Questo danno si avrà nel tempo, perché chiaramente non ci rendiamo conto nell'immediato quello che succede, perché per un po' di anni qualche goccia continuerà a cadere e nell'immediato non si ha la percezione di questo. Si avrà la percezione tra qualche anno, quando i nostri figli troveranno le stalattiti secche e morte, che si sbriciolano, morte. È praticamente morte. Quindi
è chiaro, va valutato secondo me molto molto attentamente questo tipo di intervento edilizio. E Agorà si sta adoperando proprio in questo senso e noi siamo qui a dargli una mano. Allora, praticamente qua c'è un ingresso mezzo nascosto in mezzo a questi arbusti, c'è un ingresso detto di sicurezza della grotta che scende in prossimità del lago di Gulliver. A pochi metri da qui, in quella direzione, si costruiranno le nuove unità, sono previste le unità abitative. Quindi è evidente che le unità abitative e la grotta sono a stretto contatto, anche se diciamo le perizie che hanno fatto dicono il contrario. Qui siamo di fronte a un'evidenza. Se poi riusciremo a dimostrarlo direttamente, cioè scendendo in grotta, facendo dei punti con facendo una poligonale con la bussola e compagnia bella, riusciremo a dimostrare che in questa direzione la grotta continua e quindi le case verranno costruite sopra le grotte. Non ci sono altre, cioè la matematica poi non è un'opinione. Qua ci troviamo immediatamente sopra alla zona dove devono costruire. Queste righe che vedete, vedete questa roccia, è tipica del carsismo. Questi sono tutti campi solcati e microfratture. Queste sono le famose microfratture di cui si parla tanto, che alimentano poi le grotte, perché l'acqua in questa zona penetra molto rapidamente. Quindi ripeto, queste sono le Dolomie di San Pietro, è una roccia carbonatica, quindi sedimentaria, e queste sono il fenomeno di superficie definito campo solcato. Tutte queste zone qua sono scavate dall'acqua piovana, che ha un'azione acida, quindi corrosiva nei confronti della roccia, che scioglie praticamente il calcare in superficie e lo deposita poi in grotta come fosse come sotto forma di stalattiti e altri tipi di concrezioni, stalattiti, stalagmiti, concrezioni a manto e quant'altro. Quando si è in un territorio del genere e siamo di fronte a questo tipo di rocce, siamo su un territorio carsico.